Avete combinato. Sono qui in presentazione di Solidarietà Catalana per l'Indipendenza, che è un nuovo partito che è fondato un anno fa. Noi abbiamo rappresentazione nel Parlamento della Catalogna, io sono diputato ora nel Parlamento della Catalogna, che è stato fondato a confluenza di gente che veniva da altri partiti che prima esistivano o che venivano soprattutto dei movimenti civici, sociali, e soprattutto dell'atto da quella grande mobilizzazione che è stata a Catalogna l'anno del 2 anni scorsi, di mobilizzazione popolare per l'indipendenza di forma democratica e pacifica, soprattutto organizzando quello che avete già conosciuto, di un referendum organizzato dalla società con tutte le garanzie, e la quale infine hanno votato 900.000 persone al 94-96% in favore dell'indipendenza della Catalogna. Pertanto quello che noi facciamo ora è cambiare l'egemonia politica del nostro paese da l'indipendenza come aspirazione cordiale, come sogno, come illusione, all'indipendenza come progetto politico, all'indipendenza come un progetto politico reale, europeo, che passa per non entrare in nessun governo che sia autonomista, che vuol migliorare la situazione della Catalogna a dire della Spagna, che passa per non avere partecipazione nelle istituzioni, se non per avere la maggioranza o con altre forze indipendentiste, e non collaborare con le forze autonomiste e non collaborare con quello che vogliono migliorare la situazione senza portare in questione l'Stato spagnolo che sono in. Pertanto l'indipendenza come progetto, forse in altri paesi, per esempio in Irlanda, per esempio in Paese Basco, questo è stato già guadagnato molti anni fa, ma a Catalogna è una novità perché sempre si voleva l'indipendenza come un futuro che venivano non si sa come, perché la finalità principale era collaborare con i governi spagnoli per avere più poteri, più denari, più con una continua negoziazione di posizione. La differenza è che noi pensiamo ora che già abbiamo una maggioranza sociale, si vede nelle inchieste, si vede tutte le manifestazioni politiche e sociali, noi abbiamo già una maggioranza per sociale e intellettuale per l'indipendenza, non ancora una maggioranza politica per l'indipendenza. E il nostro lavoro è arrivare là, arrivare a avere una maggioranza e non collaborare con le istituzioni né spagnole né catalane, soltanto se andiamo verso un'indipendenza chiara, diretta e senza più legame con la Spagna che è quello che avranno con l'Italia o con la Francia o con il Portogallo o con la Noruega o con qualsiasi altro paese del mondo. Pliega l'indipendenza e pertanto pliega la separazione. Grazie.